Giacomo Costantini al Vinitaly con l'azienda Poderi Costantini. Ecco, l'azienda che è conosciutissima, siamo a Città Sant'Angelo in provincia di Pescara. Che tipo di azienda è, come è strutturata? Che tipo di azienda? La nostra è un'azienda vitivinicola, e la cantina, la vinificazione è situata a Città Sant'Angelo, sulla strada provinciale Lungofino, a circa 6 km dallo svincolo di Pescara Nord, Città Sant'Angelo. Lì abbiamo anche una bella tenuta, dei bei terreni bellissimi, perché da lì guardi dalla Maiella al Gran Sasso, la famosa Bella Addormentata, un'area veramente stupenda. E a questa tenuta qui si aggiungono altre due tenute, una situata a cavallo dei comuni tra Spoltore e Moscufo, e un'altra ancora in provincia di Teramo, in comune di Tortoreto. Ecco, questi terreni vanno in sostanza a formare tutta la nostra attività. Ecco, e fanno sì che escono fuori questi vini, queste bottiglie, queste etichette, che sul mercato come si comportano? Come si comportano? Si comportano molto bene, poiché abbiamo 17 linee di imbottigliamento, e prevalentemente il vino, il Montepulciano, e a questo si aggiungono poi altri vitigni, quindi Cerasuolo, Pecorino, Falanghina ed altri ancora. Quindi diamo la possibilità ai consumatori di poter variare nei propri gusti e nei propri palati. I clienti che, e soprattutto gli importatori che ritrovate al Vinitaly dopo anni di assenza a causa pandemia, ecco, con Domenico Costantini, che cosa sta dicendo il Vinitaly, che cosa potrà dire, ecco, soprattutto in fase di ripartenza? Purtroppo sono passati 2 anni in cui siamo stati fermi, purtroppo non abbiamo avuto grosse possibilità di fare delle fiere per i motivi che tutti noi conosciamo. Ripartiamo, ecco, dopo 2 anni di fermo. Comunque in questi anni non siamo stati particolarmente fermi, perché nonostante ciò tutti i clienti acquisiti negli anni, magari anche nelle precedenti edizioni al Vinitaly, comunque ci hanno dato la loro fiducia, pertanto non è stato tempo perso. Naturalmente questo Vinitaly è venuto anche a capitare in un periodo storico, oltre alla pandemia, altre problematiche che noi conosciamo a livello mondiale. E naturalmente questo implica alcuni importatori che magari non aderiscono per venire qui al Vinitaly. Però comunque noi siamo fiduciosi, se siamo qui sicuramente perché abbiamo fiducia nel futuro. Vado un po' a memoria, anche perché sono passati questi anni di pandemia, ci eravamo lasciati, se non erro, con l'uscita sul mercato di Foglio 6. Si torna adesso con altre uscite, ci sono anche nuove etichette che vediamo qui sul bancone del vostro settore espositivo. Ecco, che la vostra voglia di fare vino e soprattutto di dare alla clientela dei gusti diversi? Ma guardi, dobbiamo assolutamente essere sempre molto molto attenti all'utente finale, che è il nostro cliente, e pertanto dobbiamo cercare in tutti i modi di trovare, di ricercare i loro gusti. E noi siamo in continuo, è un work in progress, siamo in continuo alla ricerca, siamo in continua ricerca di nuovi aspetti, di nuovi modi di bere. Noi in questi ultimi 2 anni abbiamo rifatto quasi tutte le etichette, abbiamo approfondito, abbiamo utilizzato altri sistemi, modi, abbiamo impiantato nuovi vigneti. Ripeto, non siamo stati assolutamente a braccia conserve. Stiamo investendo tantissimo e abbiamo voglia di investire tantissimo, perché è un nostro
una nostra idea, una nostra filosofia, che è mia, di mio fratello, che ce l'ha, diciamo, inculcata nostro padre, ahimè, che adesso non c'è più. È proprio per lui che portate avanti questa tipo di situazione, questo vostro lavoro, per far sì che negli anni futuri anche magari nuove generazioni possano portare avanti quella che è l'idea dei poderi costantini. Assolutamente sì, noi abbiamo, tra me e mio fratello abbiamo cinque ragazzi, speriamo che qualcuno segua le nostre orme. Noi, tanto per ritornare su mio padre, l'anno scorso abbiamo messo sul mercato una bottiglia che si chiama Antò, proprio in onore di nostro padre, Antonio Antò praticamente, e questo è una riserva che non era mai uscita fino ad oggi, però era mio padre che voleva fare un vino al di sopra di ogni, di un vino che potesse essere ricordato. Noi all'indomani, diciamo, della sua morte ci siamo ritrovati con una botte in legno da 27 ettolitri che nemmeno noi sapevamo, forse nemmeno il nostro enologo sapeva benissimo di che cos'era, perché ogni volta lui lo cercava di produrlo, però non, secondo lui non era quello giusto. E noi ci siamo ritrovati nel 2019 davvero questo vino tra le mani e ne abbiamo parlato con i nostri tecnici e alla fine abbiamo partorito questo vino. Che cosa ne è venuto fuori allora? Perché adesso avete messo anche curiosità. Ma sicuramente questo vino è una riserva, ha vinto svariati premi, svariate medaglie d'oro, pertanto sicuramente uno dei migliori Montepulciano che c'è sul mercato. Spero che possa essere, rappresentare ciò che nostro padre voleva, e lui voleva la perfezione, e speriamo che questo lo sia, che questa bottiglia lo sia. Insomma. L'intuizione, c'è anche il suo sigillo sopra, quindi è sicuramente un vino importante, un vino fondamentale per il vostro futuro. Qui c'è la firma, come voi potete vedere, è stilizzato su una cartina dove rappresenta che una cartina addirittura degli inizi del Novecento, dove si intralegge Masseria Costantini per suggellare il fatto che noi siamo dei viticoltori fin dall'inizio del secolo scorso. Questo è la firma del fatto che non siamo che un'azienda storica, vecchia.